Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Ho appena lasciato l'auto, vedete? E mi sto incamminando su questo sentiero. Di qua. Perché oggi vi porto con me a fare fotografia macro sul campo. Allora, intanto che mi addentro nel bosco, vi dico un po' di cose. Allora, che cosa stiamo cercando? Beh, sicuramente insetti, ragni, che sono i miei soggetti preferiti per quanto riguarda la macro, ma anche, non lo so, insetti volanti o anche dei bei fiori, anche perché siamo a primavera e cominciano a uscire un po' di bei soggetti. Il sentiero è tutto in salita ed è un po' dura e ho con me ovviamente anche il 180-600, perché qui dentro c'è un po' di tutto: tassi, volpi, scoiattoli, quindi siamo sempre pronti a qualsiasi incontro fortuito. Allora signori, siamo giunti qui su e abbiamo trovato una tana sicuramente, o comunque il ricovero di alcuni animali, guardate. Allora, si sentono odori molto forti, ma non di volpe. Quello di volpe è molto riconoscibile. Io credo sia una tana di tasso o non so. Vi dico la verità, qui ci vorrò mettere una bella fototrappola. Devo dire che la salita è bella impegnativa da queste parti. Comunque siamo quasi arrivati, siamo a 50 metri più o meno. Continuiamo. Devo ammettere, signori, che camminare in questi posti in questo periodo dell'anno è davvero una cosa fuori da ogni comprensione umana. Ci sono dei colori, un'atmosfera, una pace, una tranquillità. È davvero uno spettacolo, sì. Sono posti come questo che ti riconnettono direttamente alla natura. Ed è qui che ci sentiamo parte di essa, o meglio, che ci sentiamo la parte peggiore di essa. Signore, devo dirvi la verità, qui non è che sia ripido, no, ma molto di più. Siamo quasi in vetta. E non è facile, come sempre, appunto, se volete le cose facili, non fate questo tipo di fotografie. Allora, per tutti coloro che odiano i cinghiali, vi faccio vedere qual è la loro utilità, al di là di tante altre. Ci tengono ancora battuti ed aperti alcuni sentieri, guardate. Aioli. Senza il buon cinghiale qui avremmo dovuto lavorare di brutto di macete per passare.
siamo qui in cima alla collina. Adesso mi sono seduto un attimo per riposarmi, per riprendere fiato, e intanto vi faccio vedere che cosa ho nel mio zaino. Primo, ho il mio treppiede, il treppiede da viaggio, quello leggero, quello piccolo, con su la slitta micrometrica, ok? Che è una cosa che sicuramente non avete tutti, io l'ho portata perché se utilizzo il Meyer Gorlitz mi serve, ma se utilizzate gli obiettivi macro normali potete anche farne a meno. Poi apriamo lo zaino. Ovviamente qui abbiamo il 180-600 che vi ho fatto vedere prima. E che cosa abbiamo dentro? Abbiamo il Meyer Gorlitz con tutti i tubi di prolunga. Abbiamo il Sigma 150 mm macro F2.8. Abbiamo la Nikon Z7, le batterie, il kit per la pulizia, il riflettente piccolo e la sciarpa mimetica, ok? Poi abbiamo il nostro bean bag, quindi il cuscinetto di fagioli, che però non è di fagioli. Quindi abbiamo un'attrezzatura molto molto easy, molto basic. E adesso andiamo alla ricerca di qualche soggetto. Come vi ho detto prima, che cosa stiamo cercando? Stiamo cercando sicuramente farfalle, un po' difficile perché a quest'ora del giorno volano, quindi non credo ne troviamo qualcuna ferma su un fiore. Però mi è capitato anche di fotografarle di giorno, quindi abbiamo le farfalle, abbiamo i bombi, abbiamo tutti questi insetti volanti, coleotteri, tutta una serie di insetti molto interessanti. Poi abbiamo i fiori, ovviamente, ed infine i bruchi ed i ragni, che spero vivamente di trovare. Ecco, lì già ho visto qualcosa. Quindi andiamo a trovare il nostro soggetto e poi vi do alcuni consigli sulla macro in esterno. Allora, di solito come faccio per individuare dei ragni? Mi metto contro luce per vedere appunto le ragnatele. Contro luce le vedete molto molto meglio. E di solito qui ne avevo trovati, diciamo, eserciti. Oggi non riesco a vedere nemmeno uno. Vabbè, proseguiamo. Signore, la natura è incredibile. Sto girando ormai da un quarto d'ora e non avevo visto niente di interessante, quando all'improvviso stavo per prendere la macchina e guardate un po' che cosa ho trovato sullo zaino. Vedete qui? Ecco qua. Ci è venuto a trovare questo simpatico amico e adesso abbiamo fatto bingo, ok? Perché lo prendiamo dallo zaino e lo spostiamo su un fiore e gli facciamo, c'è anche un bombo gigante, e gli facciamo una bella fotografia. Purtroppo la vita è fatta di fortuna e di incontri casuali. La vostra volontà, signori, in questi momenti vi rendete conto che la vostra volontà nei confronti della natura non vale niente. Andiamo avanti. Ok, mi sono dovuto spostare perché si è alzato un vento davvero fortissimo e non mi avrebbe permesso di fare nemmeno una foto. Infatti anche qua, guardate, vedete? Tira un po' di vento, ma qui è molto 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 più contenuto. Questo mi permette di parlarvi appunto di uno dei primi problemi della fotografia macro all'aperto, cioè del vento. Quando c'è il vento, signori, diventa impossibile, soprattutto se siete in un prato, se siete in una zona aperta diventa impossibile fotografare, quindi lì o avete una marea di attrezzatura, quindi avete i riflettenti, un light box, la cosiddetta terza mano, cioè tutto quello che può schermare il soggetto dal vento, ma diventa davvero un gran casino. Diciamo che se non avete almeno 1/2 assistenti la foto non la fate, perché è davvero davvero difficile. Ok, quindi siamo di qui dove l'atmosfera è molto più tranquilla. E quindi adesso ci apprestiamo a realizzare il nostro set. Vi faccio vedere, abbiamo il bruco che ho trovato prima, l'ho portato sopra il bean bag fino adesso, si è aggrappato a quello, non l'ha più lasciato, e adesso appunto andiamo a vedere come realizzare il nostro scatto. Ovviamente, avendo trovato un bruco, che è un animale che si sposta facilmente senza dargli fastidio, si mette su un bastoncino di legno, magari si sposta da lì a qui, non gli dai nessun fastidio. Quindi ho potuto organizzare il mio set in questa maniera, vedete? Stiamo parlando sempre di una fotografia macro molto molto semplice che possono realizzare tutti. Quindi che cosa abbiamo? Andiamo a vedere. Abbiamo semplicemente la macchina fotografica, l'obiettivo, il piano d'appoggio del soggetto. Qui metteremo il nostro soggetto e poi lo sfondo, signori, è inutile dirlo, abbiamo tutta la foresta.
Allora, un consiglio che vi do, non cercate di non mettere la fotocamera, vi faccio vedere. La fotocamera non deve essere inclinata così, quindi non mettetela alta, non mettetela troppo alta ed inclinata in questo modo, perché altrimenti non avrete lo sfondo. Quindi cercate di metterla o parallela al piano per avere tutto lo sfondo dietro, poi vedrete di che cosa sto parlando, oppure leggermente dal basso verso l'alto, sempre per prendere lo sfondo, perché vi faccio vedere che prendendo tutta questa luce che filtra attraverso i rami avrete un effetto davvero davvero spettacolare. Come era semplice immaginare, ho dovuto mollare il cavalletto e iniziare a fotografare a mano libera, perché ovviamente quello non sta fermo un attimo. Sono saltati un po' tutti i piani, però che cosa succede? Quando voi create un piano di lavoro come questo, rialzato, dove potete girarci attorno, diciamo, avete pochissimi problemi. Potete andare a recuperare poi lo sfondo e potete recuperare la fotografia. Trovare un soggetto totalmente immobile è praticamente impossibile. Se poi fate come certi fenomeni che li surgelano, allora grazie, li frizzano, lì c'è poco da fare, che vi devo dire. Però quella non è più fotografia naturalistica, ma è sevizie e reato contro appunto la natura, è un'altra cosa. Ok, eccoci in studio, quindi vediamo che cosa abbiamo realizzato e vi parlo subito di alcuni problemi. Allora, uno dei problemi principali di cui voglio parlarvi, come vi avevo già detto, già accennato nel video della fotografia fatta in casa, per la fotografia macro molti consigliano l'uso del flash. È vero, ottimo consiglio ed è giusto, ve lo consiglio anch'io, però poi l'utilizzo del flash implica tutta una serie di altre cose e sostanzialmente il flash bisogna saperlo usare. Adesso mettiamo da parte il discorso del flash e vi spiego perché utilizzare il flash. Nella fotografia macro sostanzialmente voi avete bisogno di un'ottima illuminazione e anche di una buona quantità di luce. Più luce avete, più riuscite a chiudere il vostro diaframma e più riuscite ad utilizzare anche uno scatto a mano. Quindi chiudete il diaframma, avrete più profondità di campo, avete uno scatto ed un tempo di scatto più veloce. Ma al di là di questo, che è l'utilizzo classico del flash, cioè tutti utilizzano il flash appunto per fare questo, per illuminare la scena, per avere un tempo di scatto, un diaframma più chiuso, quindi per avere delle condizioni più favorevoli ad uno scatto a mano libera. Ma non è solo questo. Il flash, dovete sapere, ha una funzione molto molto importante, che è quella dell'eliminazione delle dominanti cromatiche. Questo è uno dei problemi che vi troverete sempre quando scattate in esterni e soprattutto quando scattate sotto il manto delle foreste, quindi sotto gli alberi, e questo capita sia d'estate che d'inverno, capita sempre, perché appunto la luce filtrando e rimbalzando nell'ambiente circostante si tinge di diversi colori. Come potete vedere qui, la lettura cromatica della nostra macchina ha dato una fotografia con una dominante gialla molto molto intensa. Guardate, se voi aveste utilizzato il flash questo problema non ci sarebbe stato e la fotografia sarebbe stata caratterizzata da colori del tutto reali. Vi faccio vedere un piccolo esempio. Io lo uso poco il flash, adesso vi spiego anche come fare se proprio non siete amanti del flash. Ecco qui. Allora, come potete vedere qui è stato utilizzato il flash. Qui siamo di giorno, anche se sembra una foto notturna. Però vedete, il flash poi dà vita a tutti questi problemi. Ho scattato un 5 centesimo F16 e quindi cosa succede? Che lo sfondo viene nero, però il soggetto viene illuminato perfettamente e riuscite a dare una buona profondità di campo e soprattutto riuscite ad avere dei colori reali. Ad esempio, faccio vedere un'altra cosa, questa è stata scattata senza flash, un 250 f5 ISO 400, quindi è possibile anche realizzare fotografia macro senza l'utilizzo del flash. Eravamo su questa fotografia qui, quindi come vi ho fatto vedere, l'utilizzo del flash vi permette di non avere queste dominanti cromatiche. Ma come fate per non avere lo stesso queste dominanti cromatiche? È molto semplice, basta innanzitutto fare il giusto bilanciamento del bianco nella vostra fotocamera, ma basta mettere anche il soggetto magari al sole. Se lo mettete al sole, vedete, o comunque se lo mettete in luce diretta, quindi che sia il sole o come in questo caso qui c'è l'ombra, è in penombra, ma è comunque bagnato dalla luce reale della scena, questo problema non l'avrete, ok? Questa è la prima cosa che vi voglio dire appunto sulla fotografia macro in esterni. Secondo problema è quello, come già abbiamo detto in quella fatta in casa, della profondità di campo e del diaframma. Qui purtroppo, signori, avrei voluto farvi vedere un po' di focus stacking, ma il soggetto era irrefrenabile, cioè non è stato fermo un attimo, quindi non ho potuto fare due scatti in croce per poter cambiare il piano di messa a fuoco. Quindi ho dovuto fare tutti scatti singoli, niente focus stacking.
quindi vi faccio vedere il problema della profondità di campo. Allora, come potete vedere, se il soggetto non è parallelo al piano focale, ovviamente voi avrete sempre una zona sfocata, guardate, ed una zona perfettamente a fuoco. Questo è uno dei grandi problemi della fotografia macro. Quindi, per ovviare queste cose, che cosa potete fare? Potete stendere appunto il vostro soggetto, vedete, su qualcosa di dritto, come questo stelo. Ok, questo è un bastoncino di legno, un filo d'erba, adesso non mi ricordo, un bastoncino di legno, un filo d'erba, e qui avete la certezza che il soggetto sia, se appunto posizionate lo stelo, il bastoncino parallelo al vostro piano focale, avete la certezza di metterlo tutto precisamente a fuoco, proprio come in questo caso. Ok? Un trucco molto 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 funzionale. Guardate, anche qui, però già qui il bastoncino era più largo e quindi lui poteva, guardate, poteva posizionarsi diversamente, e quindi la testa è comunque a fuoco, il corpo alla fine è diventato sfocato. Poi, per quanto riguarda il focus stacking, appunto, è stato creato proprio per ovviare a questi problemi. Se il soggetto fosse stato fermo, noi avremmo realizzato tutta una serie di foto partendo da questo piano focale qua, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avremmo fatto, diciamo, 15-20 fotografie per mettere a fuoco tutti i piani focali che sono presenti in questa immagine, e poi fondendoli insieme avremo realizzato appunto una foto totalmente nitida con tutti i piani a fuoco. Vi ripeto, non frizzo, non congelo gli animali, io faccio il fotografo naturalista, fotografo quello che la natura mi permette di fotografare, ed è lì che si vede il fotografo. Io faccio le foto appunto se le riesco a fare, guardate, comunque basta giocarci un po' che la fotografia riuscite comunque a portarla a casa. Guardate, bisogna essere, come vi dicevo, a studi bisogna sapere fare le fotografie. Poi, quando fate fotografia macro, avete 2/3 strade, che sono quella di una fotografia molto artistica, che susciti appunto delle ambientazioni, diciamo, oniriche, o comunque trasfiguri la realtà, oppure potete intraprendere il percorso della fotografia documentaristica, quindi la fotografia precisa con tutti i piani a fuoco, quindi dove si veda perfettamente il vostro soggetto. Vi faccio vedere due esempi. Allora, uno di una fotografia più onirica, diciamo, più artistica e più, come dire, evocativa, questo. Qui, come potete vedere, il fuoco è proprio una lama che colpisce il dorso del soggetto. Ne abbiamo altri, abbiamo questa. Vedete, qui abbiamo sempre una profondità di campo molto molto limitata. Poi invece avete questo tipo di fotografia qui, una fotografia dopo dove appunto il soggetto viene letto nella sua interezza, viene letto perfettamente, quindi possiamo vedere tutte le parti del suo corpo. Ok? Questi sono i due tipi di fotografia che potete realizzare. Poi c'è il focus stacking, che è, come dire, una fotografia documentaria ancora più precisa. Dunque, altro consiglio che vi do è l'utilizzo di un riflettente. Il riflettente vi ho già spiegato anche nella fotografia fatta in casa come funziona. Voi lo mettete a favore della luce e riflettete la luce sul soggetto. Per innanzitutto eliminare le dominanti, anche con il riflettente non c'è bisogno per forza del flash, e poi lo utilizzate anche per illuminare il soggetto, magari nelle parti più scure. Facciamo un esempio, vediamo qua. Vedete, la parte di sotto del soggetto, essendo che l'illuminazione viene dall'alto, la parte di sotto del soggetto è sostanzialmente molto più scura. Quindi, utilizzando un riflettente, qui l'ho potuta schiarire. Allora, signori, queste sono le foto che abbiamo potuto realizzare. Vi faccio vedere un po' di scatti. E vi ripeto, questa è una fotografia macro, diciamo, base, fatta davvero con quattro cose in croce, senza attrezzature spaziali. Addirittura qui, queste foto qui sono state realizzate con il Meyer-Görlitz con i tubi di prolunga, quindi non è nemmeno un obiettivo macro. E potete vedere, sono davvero molto molto, a me piacciono tanto. Il Meyer-Görlitz lo uso esclusivamente per la fotografia macro, l'ho comprato solo per quello, nonostante non sia un'ottica macro. Ha una nitidezza fuori dal normale. Guardate, è davvero un'ottica spettacolare. Poi, questa è sempre realizzata con il Meyer-Görlitz, poi ho fatto qualcosa con il 150 Sigma. Guardando questa foto vi faccio vedere che cosa vuol dire posizionare bene il soggetto per lo sfondo. Qui abbiamo questo sfondo che è davvero
molto omogeneo, direi anche troppo. Se avesse avuto, vediamo, tipo questo, vedete, delle macchie un po' più chiare, scure, questo è un po' troppo scuro, ha delle palline di luce, ma è un po' troppo scuro. Ecco, diciamo lo sfondo perfetto è questo, con alcune macchie di luce, alcune macchie del verde dato dalla luce che filtra attraverso le foglie degli alberi. Cercate di comporre uno sfondo che non sia troppo anonimo come questo. Questo è uno sfondo un po' anonimo. Ovviamente queste foto le ho fatte apposta per farvi vedere appunto i pro e i contro di scattare in esterni. Guardate, ad esempio qui, sì, lo sfondo è buono, ma ci sono dei punti di luce un po' troppo forti. Quindi voi cercate sempre di bilanciare le cose. Vedete, tra questi due sfondi, ok, cercate di bilanciare le cose. Qui a sinistra abbiamo uno sfondo troppo omogeneo, troppo anonimo. A destra abbiamo uno sfondo invece troppo irruente, troppo caratterizzato da un'illuminazione, diciamo, forte. Quindi, vi ripeto, l'illuminazione giusta sarebbe questa. Guardate solo lo sfondo. Questo è uno sfondo molto molto buono, questa è una delle fotografie preferite. Qui abbiamo dei punti luminosi che vedete non sono bianchi ma verdi, e poi abbiamo un verde un po' più chiaro, un verde più scuro, che dirigono anche un po' lo sguardo su quella che è la zona di messa a fuoco, che è questa centrale. Ultima cosa che vi ricordo ovviamente è quella di mettere a fuoco gli occhi del soggetto. Gli occhi devono sempre essere a fuoco, ok? Non vi dimenticate, guardate, il resto può essere tutto sfocato, ma gli occhi del soggetto devono sempre essere ben a fuoco. Questa è una delle caratteristiche principali della fotografia macro. Allora, abbiamo visto in studio le fotografie che ho potuto realizzare. Purtroppo non sono riuscito a trovare un ragno, cosa molto strana, ma vi dico la verità, quando vengo da solo non ci riesco quasi più, perché purtroppo non ci vedo più molto bene, e quindi se non trovo una ragnatela gigantesca dove vada a finirci di faccia, è difficile che riesca a vedere degli insetti così piccoli. Siamo stati fortunati con il bruco che è venuto lui a farsi fotografare, ma vi dico la verità, comincio ad avere problemi, appunto non riesco a vedere tante cose, quindi molte volte porto mia moglie o porto mio figlio che mi fanno vedere le cose, io poi le prendo, vado lì e le fotografo. Quindi abbiamo visto in studio quello che abbiamo realizzato, vi ho parlato sostanzialmente di quella che è la velocità di scatto, il diaframma e gli ISO. Ovviamente ricordate sempre di utilizzare gli ultimi consigli, un riepilogo velocissimo: utilizzare, se andate a mano libera, una velocità di scatto che vi permetta di immobilizzare, di congelare il soggetto, e se questo è in movimento, appunto il suo movimento, cosa che poi dovete fare anche se siete sul treppiede. Sul treppiede state attenti, perché se si muove e andate sotto una certa velocità, ad esempio un quindicesimo, un trentesimo, lì rischiate di avere delle fotomosse. Quindi state sempre all'interno di una velocità di scatto di sicurezza. Il diaframma, ve ne avevo già parlato anche nella fotografia macro in casa, avete due strade, quella documentaria, diciamo, con una buona profondità di campo, quella a tutta apertura, quindi delle foto molto fantasiose, oniriche, diciamo più artistiche. Poi avete l'altra chance, che è quella del focus stacking, che è una tecnica particolare che poi vi farò vedere in un video dedicato. E poi avete gli ISO. Per gli ISO vi consiglio sempre di stare il più basso possibile, non superate mai una soglia troppo alta, può essere quella dei 1600, dei 3200, anche dei 6000, anche perché le macchine odierne si sono, come dire, evolute molto, quindi potete salire un po' di più, ma non esagerate, quindi restate in un range, direi intorno ai 3000-4000 ISO. Poi non so che macchine avete, però fate delle prove e vedete quello che è l'ISO che tiene meglio, perché una foto troppo rumorosa poi non è molto soddisfacente. È anche vero però che adesso, con tutti gli strumenti di post produzione stratosferici, si riesce a recuperare la fotografia abbastanza bene. Però vi ricordo, fate la foto in macchina, non fatela in post produzione. Direi che per oggi è tutto, sta tornando il sole, però ci sono le nuvole che vanno e vengono, quindi io, signori, lascio il campo prima di prendere l'acqua. Ci vediamo al prossimo video.